Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con una serie di nuovi prodotti. Come al solito, visto appunto il volume, soprattutto del pacco inferiore, ci siamo messi all'esterno, così appunto già avere maggior spazio di manovra. Come vedete abbiamo un pacco Nokia, abbiamo poi anche altri prodotti, tra cui abbiamo poi un paio di dispositivi LaCie, nonché un avviso esterno. Cominciamo con il pacchetto di Nokia. In questo caso stiamo parlando del BH905i. In questo caso parliamo di un paio di cuffie assolutamente top di gamma, è il non plus ultra della gamma Nokia. Come vedete il packaging è discretamente voluminoso, d'altronde il prodotto è voluminoso in sé. Adesso vediamo di aprire la scatola. Come vedete, una cosa appunto che è estremamente comoda è che sul fianco ci abbiamo la linguetta per estrarre il pacco. All'interno non c'è altro. Come vedete, qui abbiamo il nostro dispositivo. Come vedete, noi lo possiamo appunto aprire. Abbiamo il sarcofago che contiene con il brand Nokia estremamente in evidenza. Abbiamo poi addirittura anche una protezione per lo spaghino, essendo appunto che rimarca poi lo stesso materiale presente sulla parte superiore, nonché manuale di istruzioni, più che abbondante. Vediamo se ci sono. È anche in diverse lingue. Troviamo l'inglese, francese, tedesco. Ci sono anche, c'è anche l'italiano, quindi è a posto. All'interno del resto della confezione non c'è altro. Come vedete, siamo arrivati al fondo. Ora passiamo al gingillo in sé. Come vedete, è presente una tasca, metti che vi dovete inserire qualcosa, non lo so, andate di fantasia. Comunque ci avete una tasca posta nella parte posteriore e anteriore, che come vedete ha una presentazione estremamente elegante. Lo spaghino è removibile, vi stesse diciamo stretto, vedete, potete allargarlo in questo modo e sfilarlo, noi lo lasciamo lì, tanto a noi non dà particolare fastidio. E procediamo all'apertura dell'ambaradan. Questo è l'ambaradan nel suo, diciamo, al suo interno. Ecco come si presenta. Troviamo gli auricolari, troviamo poi la borsina con gli accessori all'interno. Passiamo un attimo alla visione degli auricolari. Come vedete, poi abbiamo tessuto tutto all'interno per dare un tocco davvero elegante. La finitura e il packaging di questo paio di cuffie è assolutamente di tutto rispetto. Queste sono le due cuffie, come potete vedere ci sono i comandi per cambiare traccia, per mettere play pausa, per agganciare piuttosto che accendere il paio di auricolari. Questo è lo speaker destro, questo è lo speaker sinistro. Speaker sinistro, a differenza di quello destro, vedete, è completamente pulito. Ovviamente è regolabile. Come vedete, avete ampia capacità di regolazione. Supporto superiore con il marchio Nokia in bella evidenza anche in questo caso. Nonché supporto morbido, come vedete è cedevole, quindi è decisamente confortevole. Passiamo ora un attimo alla visione dei padiglioni. Come vedete i padiglioni sono morbidi, quindi si diciamo adeguano alla forma del vostro orecchio senza particolare fastidio. Vedete, non serve premere in alcun modo e mutano forma con buona facilità, nonché anche una buona facilità di orientamento su diversi assi. Come vedete, l'escursione è più che buona sia in un verso che nell'altro, quindi qualunque forma abbia la vostra testa comunque riuscite ad applicarla. Passiamo ora alla visione della borsina con gli accessori. Come vedete all'interno troviamo un primo scompartimento, una prima tasca dove appunto è consigliabile per esempio riporre dei jack o dei cavettini corti. Troviamo poi la tasca, vediamo se riusciamo a... Eccoci qui.
troviamo la prima serie di jack, come vedete avete anche la possibilità di collegare poi tramite il jack audio piccolo a un jack audio grande, quello praticamente standard per gli impianti per esempio dei DJ piuttosto che i vecchi impianti audio domestici. Dopodiché avete anche, mettiamo tutti i jack così in bella evidenza, così da permettervi una più facile visione. Avete poi anche il cavettino audio, una prolunga audio, alimentatore, che male non fa, altro cavo audio, vediamo di metterlo qui così riuscite a vederlo, eccolo lì. E giusto per gradire, così metti che ve ne serva un secondo, ecco l'altro cavo audio. Borsina a questo punto è vuota, come vedete noi abbiamo svuotato integralmente tutte le tasche, non abbiamo altro diciamo da mostrarvi, l'unboxing quindi termina qui. Il prodotto lo vedete nella sua interezza, in questo caso ricordo stiamo parlando del BH905i, che è un paio di cuffie, questo qui per essere precisi, realizzate da Nokia, si collegano anche via Bluetooth e come potete vedere sono assolutamente complete da un punto di vista del packaging. Parliamo quindi del Non Plus Ultra dal punto di vista della gamma Nokia, non solo per qualità del prodotto quanto anche per completezza di accessori. Nell'unboxing diciamo non c'è altro da mostrarvi, pertanto io vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e iscrivetevi anche al canale TV così da non perdere gli approfondimenti che realizziamo appositamente per voi. Detto questo non c'è altro da farvi vedere, io vi saluto, ci vediamo online, a presto da Giuseppe Ragozzini.